Bene, direi di dare subito avvio a questo Consiglio Comunale. Desidero tenere il tempo dell'Ufficio di Presidenza, successivamente per leggere le motivazioni unanimi che il Consiglio Comunale ha scelto di votare per dedicare la cittadinanza onoraria a Cristina Magrini. E voglio in apertura di questo Consiglio intanto ringraziare il Consiglio Comunale di Bologna che all'unanimità ha scelto di votare questa cittadinanza onoraria e voglio anche ringraziare gli ospiti che anche da molto lontano sono arrivati a Bologna per raccontare questa storia di dedizione, di amore e per ricordare anche a Bologna le pratiche che si stanno svolgendo esattamente su questi temi. E quindi voglio dare subito la parola al professor Poggi, a nome dell'associazione che ha promosso la richiesta di cittadinanza onoraria per Cristina Magrini. Un saluto a tutti i presenti, un saluto e un ringraziamento particolare al sindaco Virgilio Merola, al Consiglio Comunale, un ringraziamento particolare al resto del Carlino che è stato il promotore, ci è stato particolarmente vicino a questa nostra iniziativa, oltre che a essere vicino a Cristina Magrini per 30 anni e quindi per noi è un punto di riferimento e, perché è sensibile, è un giornale che segue giorno per giorno queste situazioni, quindi è un segnale per noi forte che ci indica la strada e ci aiuta enormemente. Quindi grazie al resto del Carlino. Sono anche qui presenti il vice direttore, che voglio ringraziare, Massimo Gagliardi, il caporedattore Massimo Pandolfi, che è anche caporedattore, nonché presidente del club L'Inguaribile Voglia di Vivere, ed è un nostro partner, tutti i bolognesi che hanno aderito alla proposta di cittadinanza onoraria e quelli che hanno in questi 30 anni mostrato solidarietà a Cristina fin dall'inizio. Le associazioni presenti che testimoniano con il loro impegno quotidiano la forza del volontariato, a proposito oggi praticamente 5 dicembre la giornata mondiale volontariato, quindi una grande ricorrenza, un volontariato che dà degli ottimi risultati, con una sinergia e alle istituzioni che sono e che hanno aderito, la Casa dei Risvegli Amici di Lucca, l'ANT, la Fondazione Dopo di Noi, la Casa Santa Chiara, l'Ansabbio e Bimbo Tu. Salutiamo e ringraziamo anche il vicario per la carità, Monsignor Antonio Allori, e l'assistente spirituale del nostro gruppo, Monsignor Fiorenzo Facchini. Infine salutiamo tra il pubblico anche Alessandro Albertazzi, autore del libro, il professor Giovanni Battista Guizzetti, che dirige l'eccellente reparto degli stati vegetativi di Don Orioni, di Bergamo, Giampaolo Ferrari, assieme alla figlia Barbara. Io esprimo e voglio fare una sintesi, perché ci sarebbero tante cose da dire, una breve relazione su quattro punti. Chi siamo, il nostro percorso e i nostri principi, il perché della richiesta della cittadinanza onoraria per Cristina Magrini, la nostra mission. Chi siamo? Siamo un gruppo di cittadini bolognesi, di famiglie, gente comune, che crede a una cosa importante, il rispetto alla vita. Conosce l'amore, il sacrificio, la dedizione quotidiana, che si può dire 24 ore, si può definire in 24 ore al giorno, dei congiunti verso i loro figli e i loro cari che vivono questa situazione.
siamo convinti che non sono vegetali, ma persone con dei sentimenti e il diritto di vivere anche nella sofferenza. Qual è il punto 2 e il nostro percorso e i nostri principi? C'è un'attenzione particolare non solamente locale, ma nel territorio nazionale finché si mette in atto la Convenzione Stato-Regioni per gli stati vegetativi. Vogliamo diffondere il conoscere per capire. In che modo? Abbiamo pubblicato 2 libri. Il primo è Se mi risvegliassi domani, 30 anni di vita in stato vegetativo di Cristina Magrini, è la 4ª edizione, quindi l'abbiamo ristampato per 4 volte. C'è stato il secondo libro, che appartiene sempre a questa collana, che è stato ripresentato ieri sera a Nova Milanese, Un sorriso per Moira, e poi stiamo preparando il libro di Barbara Ferrari, che è qui presente, e pubblicheremo a breve. Ovviamente è difficile fare questi libri, queste edizioni, perché serve intanto un aspetto economico, e poi c'è ovviamente tutto un percorso, che è un percorso laborioso, quello ovviamente di pubblicare un libro, perché ci sono tutti i processi che vanno rispettati. Quindi noi abbiamo collaborato anche sempre il nostro gruppo, Insieme per Cristina, a pubblicare il libro. Abbiamo dato una grossa mano alla Fondazione Dopo di Noi, che ha fatto un libro molto bello e che il titolo è Voglio una vita. E l'uomo immagine di questo libro è Vasco Rossi. E ha avuto un grosso successo perché racconta quello che fa questa fondazione, il cui presidente è presente, Cesira Berardi. E abbiamo in progetto di fare un altro libro ancora, che va al di fuori di quello degli stati vegetativi, per l'associazione Bimbo Tu. Quindi è un grosso lavoro che noi facciamo e che rispecchia il nostro motto: diffondere il conoscere, per sensibilizzare le persone, per dire ovviamente alle persone che non dobbiamo lasciare queste famiglie isolate, dobbiamo stargli vicino, perché ovviamente non dobbiamo vivere nell'indifferenza, ma contribuire con la nostra presenza, e col nostro affetto, ricambiare il loro affetto, il loro grande amore che portano per i figli in questo stato. Per loro un sorriso, o di Barbara, o di Cristina, o di altre persone come Moira, che abbiamo incontrato ieri sera, per loro è tutto, vivono per questo, e quindi noi dobbiamo essere sensibili a questo loro sacrificio. Abbiamo fatto un sito per Cristina Magrini, abbiamo pubblicato anche su Facebook Insieme per Cristina, che ha ricevuto e riceve quasi quotidianamente degli attestati di simpatia, di vicinanza. Abbiamo immesso praticamente tutte le nostre incontri su Facebook e su YouTube. E poi seguiamo anche una fase sperimentale che è nata in Belgio 2 anni fa e che io ritengo molto importante, con nuove tecnologie, e oggi viene sviluppata anche dal centro Don Orione di Bergamo, che sta sperimentando un software analogo e si chiama BCI, Brain Computer Interface, e per captare quelle che sono le attività cerebrali che variano con la nostra immaginazione motoria. Difatti Barbara Ferrari, che è qui presente, ha fatto questo test sabato scorso, 26 novembre, e leggo solamente
il sommario, perché c'è un articolo molto bello che spiega questa situazione, questa nuova evoluzione, che secondo il mio punto di vista aiuterà moltissimo nel comprendere quelli che sono gli stati vegetativi. Il sommario dice: al centro d'Onorione di Bergamo sono già 60 le persone in stato vegetativo che dal maggio scorso si sono sottoposte alla sperimentazione. Un caschetto collegato a un software capta anche i più flebili segnali neuronali, ricostruendo un dialogo elementare con il mondo esterno. Il caso di Barbara Ferrari, quarantenne, emiliana, da 13 anni in stato vegetativo, ma capace di una prima risposta. Aggiungo poi, e forse per il papà Giampaolo sarà una novità, abbiamo ricevuto una mail dall'ingegnere, dal tecnico che ha eseguito questa prova, questo test, che dice: colgo l'occasione per dirti, e questo scrive a Francesca Golfarelli, che fa parte del nostro gruppo, ma è, oltre che essere una giornalista del Resto del Carlino, è il motore del nostro gruppo, il motore che mette sul tavolo delle idee, che le persegue e indica dei traguardi, che sono quelli che vi ho indicato prima. Comunque, la mail che abbiamo ricevuto dall'ingegnere tecnico Salpietro dice: colgo l'occasione per dirti che, rivedendo il video di sabato scorso, l'evidenza di risposta su comando di Barbara è molto molto buona. Di questo va dato certamente merito a chi in questi 13 anni l'ha saputa accudire come un angelo. Inizierò presto a sviluppare un programma che possa adattarsi a Barbara per comprendere a questo punto il livello di memoria, sul linguaggio che ha conservato, ma se sa riconoscere occhi, muovi e ferma, perché il test è stato verso Barbara, muovi gli occhi, ferma gli occhi, quindi e ha dato una risposta positiva. Fissi immagine mi fa sospettare che abbiamo un'altra persona locked in, meglio ancora di minima coscienza. Aspetterei a darne comunicazione ai parenti, eccetera, eccetera. Comunque questo è quello che ci scrive il tecnico, quindi fa ben sperare. Perché? Perché in realtà relazionarsi, cioè a parte il fatto che i genitori, partendo da Romano e arrivando a Giampaolo, loro conoscono, dialogano con quelle persone che noi le definiamo praticamente in stato vegetativo di minima coscienza. Per loro le fanno sorridere. Io ho sentito sempre da Giampaolo, che è stato registrato, un dialogo tra lui e sua figlia. Ed è un dialogo vero, perché gli risponde. Allora, di fronte a queste cose, noi, che sono estremamente positive, che possono risolvere il problema, noi siamo veramente felici, contenti, ci si apre il cuore di fronte a questa cosa. E quindi speriamo che ovviamente queste situazioni continuino e questi esperimenti si affinino, questi software riescono a captare quelle che sono le sensazioni. Sono partite in Belgio addirittura un giocatore da tennis, un ragazzo che ha avuto un incidente, simulavano un gioco a tennis e lui lo seguiva. Inoltre hanno chiesto: tuo padre si chiama Thomas? Ha risposto di no, mentre invece il papà si chiamava Pierre, ha detto: tuo papà si chiama Pierre? E ha risposto di sì. Quindi è un'evoluzione tecnica che noi dobbiamo considerare e ci aiuterà moltissimo nel nostro cammino. Sempre il nostro percorso: rendere pubblica e far conoscere la situazione per evitare la solitudine e l'isolamento di queste persone, scuotere la coscienza, togliere via la patina di indifferenza che noi indossiamo molte volte e fare appello alla buona volontà. Evidenziare anche che la collettività ha nei loro confronti un debito morale.
oltre che debito morale, ha anche un debito di riconoscenza concreto e reale sotto l'aspetto economico, perché io prendo come esempio sempre, purtroppo, un triste Guinness dei primati, 30 anni di Cristina Magrini. È un triste Guinness dei primati. E avrebbe potuto Papa Romano collocarla in un ospedale, in un ricovero, però il discorso è questo, che un letto d'ospedale costa alla collettività 320 euro al giorno, è la cifra circa che mi è stata data. Se noi consideriamo 30 anni, sono 10.950 giorni. 10.950 giorni per 320 sono 3.507.000 euro. Pertanto noi dobbiamo essere anche riconoscenti di aver fatto risparmiare alla collettività delle cifre enormi. E quindi anche questo è un altro debito di riconoscenza. E il nostro percorso dice poi che è una cosa che chiede Romano Magrini da tempo, risolvere il problema dopo di noi, che angoscia i genitori, perché in realtà Romano Magrini ha 78 anni, e quindi è ancora giovane, però insomma anche lui deve pensare cosa verrà dopo della sua bimba, perché in realtà lui la chiama la sua bimba, quindi è un grosso problema anche quello. Infine il terzo punto, perché abbiamo richiesto la cittadinanza onoraria. Noi abbiamo chiesto la cittadinanza onoraria perché Cristina per noi è figlia della città di Bologna. È stata costretta, perché il libro parla chiaramente, se voi leggete un libro che il professor Albertazzi ha scritto in modo, in punta di piedi, userei delizioso, in modo delicato, però evidenzia queste cose. Bologna non ha dato, non è stato in grado di dare quello che in realtà dà Sarzana attualmente, l'assistenza. Quindi, tenendo in considerazione questo fatto, la città deve premiare quello che è la sofferenza di una figlia sfortunata e dire, no, tu sei nostra figlia. Quindi grazie al sindaco Merola e a tutto il Consiglio Comunale, finalmente è stata concessa la cittadinanza onoraria. Questa per noi è una grande cosa. È una grande cosa perché è un segnale che la collettività sente, si risveglia e dice ci sono anche queste persone che soffrono e ovviamente noi dobbiamo essere vicino a queste persone, da queste indicazioni. E per noi è un segnale forte, chiaro e preciso che apprezziamo molto. Però noi riteniamo questo un punto di partenza. Perché è un punto di partenza? Perché il punto di arrivo è che noi vorremmo, e abbiamo già il progetto, di creare una casa accoglienza, chiamata casa d'accoglienza Insieme per Cristina. Abbiamo già iniziato lo studio, si è reso disponibile il comune di Monzuno, che saluto il sindaco che deve essere presente, Mastacchi, e ha dato disponibilità per il centro Le Croci. C'è già il progetto dell'edificio, già stato disegnato, c'è la concessione. Stiamo procedendo perché ovviamente mancano delle cose che sono molto molto importanti, che sono ovviamente il funzionamento che poi indica quelli che sono i costi. E ci stiamo lavorando sopra e nel contempo stiamo anche lavorando su un'altra iniziativa che è circa analoga a questa, in una sempre casa accoglienza però nelle zone limitrofe di Bologna, dove in realtà avrebbe questa funzione. Questi genitori che sono impegnati 24 ore su 24 dovrebbero avere una casa tipo quella che è la casa dei risvegli oppure la casa accoglienza AIL, dove in realtà possono collocare per un mese, due mesi, il loro congiunto,
vivere se vogliono con loro, perché ovviamente devono essere delle mini appartamenti. E poi, terminata questa vacanza, chiamiamola così, in modo che possono distrarsi, possono rompere quella routine di 365 giorni su 365 e riprendersi Cristina, Barbara, e riportarsela a casa. Questo sarebbe di grande aiuto. Inoltre, purtroppo, e quando ovviamente il Signore vorrà, collocare definitivamente, ecco che il dopo di noi, il loro congiunto in questa struttura. Però bisogna fare attenzione, perché ognuna di queste persone ha dei protocolli diversi gli uni dagli altri e vanno seguiti. Vanno seguiti perché ieri sera eravamo a Nova Milanese, parlavamo di Moira che era presente, lei mangia dei frullati in un quarto d'ora, mezz'ora. Romano Magrini, per dar da mangiare a Cristina, ci impiega fino a 2 ore. Ecco, vedete che i protocolli sono diversi. E non parlate ovviamente di mettere un sondino a Cristina, perché altrimenti la reazione di Romano, non dico che è violenta, ma è forte. E quindi bisogna seguire questi protocolli che vengono dettati dai genitori, perché ne conoscono quelle che sono le situazioni, così come vi ho detto prima, e vanno rispettate. Questo è il nostro punto di arrivo. Speriamo di farcela, è un progetto che è altamente ambizioso. E in realtà, se noi riusciamo a concludere positivamente questo progetto, finalmente faremo felice papà Romano, che è da 30 anni che chiede che si realizzi questa struttura. Infine, qual è la nostra missione? La missione è continuare la collana dei libri, ampliarla, perché per far conoscere, come vi ho detto prima, conoscere per capire. Noi abbiamo, assieme a Albertazia, assieme ad altri che ci hanno accompagnato, andiamo nelle scuole, e nelle scuole in modo abbastanza delicato presentiamo quello che è questo problema, per sensibilizzare anche i giovani affinché loro possano comprendere che esiste anche questa situazione. Devono capirla, devono rendersi conto e maturare attraverso queste realtà, che sono realtà tristi, però esistono. Dobbiamo informare la comunità a tutti i livelli per far conoscere queste persone che vivono nel silenzio e che finora erano degli sconosciuti. Rendere reale il progetto che ho illustrato prima, per risolvere definitivamente il problema dopo di noi. Verificare caso per caso i 175 casi della provincia di Bologna, è un nostro impegno anche quello. Infine, mettere in condizione la gente, tutti quanti, di porsi la domanda: e se domani capitasse me, oppure un mio familiare? Io vi ringrazio della vostra attenzione e chiediamo il vostro aiuto, e siamo sicuri, anzi siamo convinti, che non mancherà. Grazie. Voglio ringraziare il signor Poggi, coordinatore del gruppo bolognese Insieme per Cristina, per averci raccontato l'esperienza che la sua associazione, che l'associazione che lui presiede, ha costruito nel corso degli anni, anche per dedicare, per arrivare a dedicare la cittadinanza onoraria
a Cristina Magrini. Come anticipato prima, il Consiglio Comunale ha deciso unanimemente di dare la parola oggi anche ad alcune esperienze e pratiche che da tempo a Bologna si occupano, affrontano i temi sollevati fin qui, in particolare i temi legati alla non autosufficienza. Quindi vorrei dare la parola a Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi e Ricerca sul Coma, alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Prego. Grazie signor Presidente, ringrazio molto per questa opportunità. Oggi siamo qui a testimoniare un grande grado di civiltà che Bologna ha saputo dare con questo riconoscimento a Cristina Magrini. E devo dire che è la prima volta che una persona in stato vegetativo riceve questa cittadinanza onoraria, considerando il caso anche di Max Tressoldi, che è stato un ragazzo che si è svegliato dopo 9 anni dal coma, dallo stato vegetativo, non lo voglio dire, però una persona pienamente cosciente, consapevole, a cui il comune di Pavia recentemente ha dato una cittadinanza, che ha un sapore un po' diverso rispetto a questa, anche se è un sapore ovviamente molto, molto importante. Noi come Associazione di Amici di Luca facciamo parte sia dell'Osservatorio Nazionale del Volontariato che dell'Osservatorio Nazionale delle Persone in Condizioni di Disabilità. Oggi, come sapete, il Presidente Napolitano festeggia la Giornata Internazionale del Volontariato a Roma e questa indicazione che il Consiglio Comunale ha voluto dare di, in questo giorno particolare, dare questa cittadinanza a Cristina, credo che sia un valore aggiunto molto forte che rafforza ancora di più questa intenzione di tutti il Consiglio Comunale per una vicenda molto particolare che coinvolge ovviamente tutta la famiglia. Noi diciamo sempre che il coma è una malattia della famiglia ed è tutta la famiglia che va curata. Io ho dato ai consiglieri, al Presidente, questo libro bianco che è stato realizzato dalle associazioni che rappresentano un po' vari coordinamenti in Italia. Siamo oltre 30 associazioni laiche, cattoliche e di tutte le religioni e dal 2008 con il Ministero della Salute abbiamo concretamente realizzato un seminario permanente attraverso il quale abbiamo realizzato questo libro bianco che ho avuto l'onore di coordinare e che in qualche modo esprime sia gli aspetti critici che anche le buone pratiche che sottendono a questo particolare versante. Devo dire che le associazioni in tutti questi anni, associazioni che rappresentano i familiari, hanno dimostrato di saper interpretare queste varie aspetti della disabilità e lo stato vegetativo si può considerare forse la forma più grave di disabilità, anche se è una condizione che non viene tutto sommato ben rappresentata né nel nomenclatore e neanche nei livelli essenziali di assistenza. Però è un impegno, una battaglia che tutte le associazioni hanno svolto e stanno svolgendo in questi anni, quindi questo riconoscimento a Cristina è un po' riconoscimento a tutte le associazioni che si occupano di disabilità, no? E quando, siccome oggi la disabilità è scarsamente rappresentata dai mezzi di comunicazione, scarsamente rappresentata dalla pubblicità e dai media, e devo dire anche scarsamente rappresentata nelle figure con disabilità che sono presenti nel governo, in Parlamento o nei consigli amministrativi comunali, questa è un esempio che sicuramente dà un segnale veramente molto forte. Un segnale forte rispetto ad una condizione, dicevo, di vita, che è una condizione molto particolare, molto in difficoltà. Dicevo, in questo libro bianco ci sono tante buone pratiche. Una di queste è la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, dopo dirà meglio di me anche il dottor Roberto Piperno, che è il direttore. Però fatemi dire che dal nostro punto di vista associativo questo processo, questo progetto che ha visto il Comune di Bologna da sempre in prima fila come un attore di questa struttura, è una struttura pubblica dell'azienda USD di Bologna che ne condivide gli obiettivi con la nostra associazione e che in qualche modo copre una fascia che è la fascia post-acuta di questo percorso, cioè la fascia nella quale passato un trauma cranico, passato un accidente cerebrale che porta al coma,
è possibile essere ricoverati in questa struttura per un periodo di tempo limitato di un anno. E in questo percorso però abbiamo imparato noi a nostre spese, noi genitori di Luca, che era un ragazzino di 15 anni che è andato in coma e poi è stato ricoverato all'estero in Austria, abbiamo capito che la famiglia poteva essere una risorsa, poteva essere un elemento terapeutico, una componente non sopportata, ma di supporto a questo tipo di percorso. Ovviamente l'abbiamo imparato a nostre spese, devo dire che questa esperienza nostra è molto simile a quella di altre persone che poi hanno creato attraverso movimenti associativi delle eccellenze anche in altri tipi di realtà. E ci siamo resi conto quindi, dalla nostra esperienza con nostro figlio, che questi amici di Luca potevano in qualche modo dare alla famiglia il giusto ruolo che le compete. Noi lo vediamo attraverso la figura di Romano, attraverso il papà di Barbara, di quanta dedizione ci sia rispetto ai propri figli, e questa è una dedizione che continua nel corso della vita. Ma la componente famiglia è una componente molto utile, molto essenziale anche nel percorso di cura, specialmente quando si affrontano questi percorsi in strutture di tipo ospedaliero. Abbiamo capito che la famiglia, in un contesto ambientale che riproponesse il contesto familiare, poteva avere maggiori risultati e maggiori soluzioni alla convivenza con la malattia. Ed in effetti la Casa di Risveglio Luca De Nigris, che è una struttura pubblica dell'azienda USL di Bologna, nasce da questo, nasce dall'idea che un contesto ambientale, un contesto assistenziale, un contesto sociale, un contesto del volontariato, tutti quanti insieme, possono contribuire a curare una persona in un percorso molto difficile della propria vita. Ecco perché ci sono dei moduli abitativi, ecco perché c'è un percorso che riguarda una assistenza professionale e sanitaria, ma anche di professionisti non sanitari che in qualche modo si integrano in una alleanza terapeutica che contempla la famiglia, contempla il volontariato e che consegna nell'80% al domicilio una famiglia che è formata al suo risveglio interiore, che è quello di poter avere gli strumenti per poi nel rientro a casa poter continuare quel percorso di assistenza, di vita con il proprio caro. Da questo punto di vista devo dire che ovviamente la grande sfida è in una struttura di eccellenza come questa, ma la grande sfida maggiore è quando si esce da strutture del genere e quando si rientra nel territorio, dove la scelta domicilio o struttura residenziale è qualcosa di molto complesso e molto difficile per una famiglia. Noi abbiamo stimato in questo libro bianco che una famiglia al mese per una persona del genere può spendere fino a 3.500 euro al mese. Ora voi tenete conto che tra assegni di invalidità e assegni di accompagnamento o assegni di cura, quando una regione virtuosa come la nostra ci sono, però insomma la differenza che rimane a carica della famiglia è ancora una differenza forte. E poi c'è tutto l'impegno psicologico, l'impegno assistenziale, l'impegno di una famiglia che molto spesso si disgrega, che molto spesso non riesce a far fronte ad un percorso, perché al di là dell'assistenza domiciliare, al di là dell'aspetto economico, una cosa che a tutte le persone balza subito agli occhi è l'aspetto della condivisione, dell'integrazione sociale di queste persone. Beh, noi qui siamo in Italia molto lontani da che questa condizione sia una condizione compresa, anche perché è molto più facile abbassare gli occhi rispetto a situazioni del genere, anche perché queste situazioni ovviamente non rispecchiano una visione che è quella di solito tradizionalmente comunicata del benessere, della prestanza fisica e di quello che può esserci di felice e di appagante in un percorso di vita. È qualcosa invece che ha a che fare molto con la differenza. A volte queste persone hanno difficoltà, si presentano in carrozzina, mangiano male,
È recente il caso, e ce lo diceva un familiare, che quest'estate è stato cacciato fuori da un bar della Riviera perché la persona, la propria figlia, turbava i clienti di questo locale. Ora, voi capite che dal punto di vista economico è un discorso di servizi, è un discorso di assistenza. Dal punto di vista culturale è un discorso di sensibilizzazione, un discorso di integrazione. Noi abbiamo un testimone che è Alessandro Bergonzoni, che è il nostro testimonial e anche della Giornata Nazionale dei Risvegli, e devo dire la sua opera di sensibilizzazione è un'opera molto forte. Lui dice sempre nei convegni che oggi per fare educazione non bisogna più andare nell'università perché è troppo tardi, non bisogna andare più nei licei perché è troppo tardi, neanche alle elementari perché è troppo tardi, forse bisogna andare negli asili, o forse, dice lui che è una persona che ha dell'ironia alla sua arte, bisogna andare nel momento in cui c'è il tipo di rapporto e dare un'educazione in quel momento alla persona che sta per nascere. Ora, è un'esasperazione dei toni, ma sicuramente uno dei percorsi che noi facciamo è quello di comunicare il coma, perché le storie non siano storie pietistiche, ma dietro a queste storie ci sia la costruzione di un percorso di cura, di assistenza, e l'altro aspetto invece è l'aspetto non solo della comunicazione, ma quello della sensibilizzazione delle persone. Ora, il tema, ancora una volta, che è un tema molto importante, che è quello di una persona che è accudita da un genitore, parlo di Romano e parlo anche del papà di Barbara, è un tema che ci coinvolge tutti, ma non soltanto nel dopo di noi, ma anche nel durante noi. Cioè, noi abbiamo persone che nella continuità assistenziale della Casa dei Risvegli Luca Denis vengono seguite al domicilio dai sistemi assistenziali sociosanitari, ma anche dalla nostra associazione come da altre associazioni. Beh, in questi percorsi domiciliari ci sono anche qui in Emilia Romagna, anche qui a Bologna, che è una terra molto progressista, ci sono anche qui dei momenti critici e difficili dove la difficoltà per una famiglia è una difficoltà molto molto particolare e molto forte. Quindi ben vengano le proposte come quella che faceva Poggi, che è quella di un percorso di una casa accoglienza, o di quelle che il Ministero chiama le SUA, per speciale unità di accoglienza permanente, dove anche queste strutture cosiddette per le cronicità o strutture per il sollievo della famiglia, che non deve sentirsi prigioniera di una situazione che non le permette momenti di sollievo per la propria vita, anche queste strutture si contano sulla punta delle dita, e sono invece dei percorsi di un sistema del coma che sicuramente andrebbero maggiormente promulgati, e questo secondo me è un percorso che ci deve far riflettere anche in una città come la nostra, che è molto avanti in questo percorso del coma e dove probabilmente molte cose sono state fatte, ma molte altre sono ancora da fare. Per concludere questo breve intervento vorrei sottolineare con alcune possibili indicazioni che attraverso l'occasione di questo Consiglio Comunale noi ci permettiamo di dare. Da un lato, per la fase post-acuta, noi chiediamo al Comune di Bologna un confronto tra l'Associazione degli Amici di Lucca e l'Azienda US di Bologna, perché a fronte di questo accreditamento che è stato dato alla struttura della Regione Emilia-Romagna come un codice 75 di alta specializzazione neurologica, vengono messe a regime quelle figure professionali extrasanitarie che oggi l'Associazione degli Amici di Lucca paga come proprio percorso di volontariato e di assistenza professionale, e che dovrebbero quindi entrare invece in un discorso di LEA o anche di professionisti extra LEA. Invece, per la fase degli esiti, di poter individuare all'interno del patrimonio e la disponibilità di immobili dell'amministrazione comunale un luogo idoneo, anche con un particolare intervento economico da parte nostra, per la creazione di un luogo intermedio dove poter agire tutte le problematiche connesse agli esiti di coma. Poi di poter condividere un percorso che noi stiamo per cominciare, un percorso domiciliare, che è derivato da un progetto speciale Coma Aiuto, che l'associazione ha presentato l'anno scorso a 30 ore per la vita, questa grande raccolta fondi che fa la Lorena Cuccarini, e che è stato sovvenzionato. Adesso avremo a breve i risultati, quindi noi lo mettiamo all'amministrazione per condividere questo percorso con i propri servizi. Per la fase della cronicità, quindi il
il discorso che faceva Poggi di un luogo di sollievo o di lunga assistenza, ma io direi ancora di più, di prospettare nei piani regolatori la costruzione di condomini solidali con integrazione di nuclei familiari al cui interno ci sono persone in stato vegetativo e di minima coscienza. Infine, per la regione Emilia-Romagna, di farsi promotore del riconoscimento dello stato vegetativo di minima coscienza come uno degli elementi della rete Gracia, la quale è problematica rilevante del nostro territorio, con un conseguente immediata applicazione delle linee guida sugli stati vegetativi di minima coscienza ratificate dalla conferenza Stato-Regione, compresa l'indicazione che vede la consultazione delle associazioni di riferimento. L'applicazione di queste linee guida renderebbe omogeneo lo standard di assistenza su tutto il territorio nazionale. Su quest'ultimo punto facciamo presente di avere già segnalato da tempo la questione in regione, ma di non aver avuto tutt'oggi mai risposte. Grazie per l'attenzione. Ringrazio per l'intervento Fulvio De Nigris. Roberto Piperno è direttore di medicina riabilitativa dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Prego. Grazie, signor Presidente. Voglio innanzitutto esprimere tutta l'onore di essere presente, è stato invitato in questa occasione così importante che è un momento di testimonianza, quando mai ce ne fosse ancora bisogno, della sensibilità di questa comunità cittadina e delle sue istituzioni verso i problemi delle persone con disabilità gravissime. Io cercherò di orientare il mio contributo nel dare una fotografia un po' di quella che è la situazione dell'oggi, in maniera da dare il contesto anche di lettura della cosa. Noi parliamo di cerebrolesioni catastrofiche. Cerebrolesioni catastrofiche intendiamo con queste le più gravi lesioni cerebrali compatibili con la vita. Ebbene, queste condizioni sono andate aumentando nel corso degli ultimi due decenni, da un lato per il miglioramento delle tecniche di tipo rianimazione, neurochirurgiche, del miglioramento delle procedure di soccorso, delle pratiche assistenziali. Tutto questo ha aumentato la sopravvivenza in fase acuta. Basti pensare semplicemente, come dire a titolo di pura indicazione, che fra il 2002 e il 2006 le dimissioni ospedaliere con diagnosi di stato vegetativo sono aumentate del 61%. Ecco, mi si è però consentito di spendere solo pochissime parole su un punto clinico. Nel mondo delle gravi cerebrolesioni acquisite è alta la probabilità di avere degli esiti permanenti nel tempo e a distanza, però la probabilità di entrare in una condizione di disabilità estrema è ridotta. Questo vuol dire che oltre l'80%, quasi l'80% delle persone che dopo un mese sono in stato vegetativo si sveglieranno nel corso dell'anno. Per questo motivo alcuni titoli di stampa, come abbiamo avuto modo di vedere, tipo si sveglia dopo 23 giorni di coma, sono un esempio di non notizia che di fatto crea disinformazione. Abbiamo quindi un numero elevato di casi che verranno salvati e avranno esiti più o meno positivi. Vi sono però anche quei casi, e di quelli stiamo parlando, che dovranno fronteggiare degli esiti gravissimi in una condizione di disabilità estrema. Ora, questi casi corrispondono a quelle che sono le diagnosi mediche di stato vegetativo, stato di minima coscienza, sindrome Lockedin, mutismo cinetico ed altre ancora. Dal punto di vista della diagnosi, però, è bene, come dire, maneggiarla con cautela, perché è un aspetto estremamente esplosivo, vorrei usare questo termine. E le differenze fra diagnosi di stato vegetativo e diagnosi di stato di coscienza minima sono mobili. La scienza medica le sta spostando progressivamente. Basti pensare che ormai si sa da parecchio tempo, il dato è consolidato, molti studi europei ci hanno mostrato che le diagnosi di stato vegetativo sono errate nel 40% circa dei casi. Dei restanti, delle diagnosi che sono confermate come stato vegetativo dal punto di vista clinico, ebbene, usando delle tecniche diagnostiche strumentali a supporto della diagnosi clinica, ho imparato prima di tecniche di elettroencefalografia,
tomografie associate, ma potremmo citare la risonanza magnetica funzionale, i potenziali cognitivi e altro ancora. Ebbene, c'è ancora una quota che sta fra il 10 e il 30% dei casi che in realtà non corrispondono del tutto a uno stato vegetativo, ma sono più vicini a degli stati di minima coscienza. Quindi in realtà alla fine, come dire, il confine della diagnosi è molto fluido e è possibile anche che molte situazioni divengano progressivamente nel tempo stati di coscienza minima e disabilità importanti e non ci se ne accorga magari perché il livello di attenzione clinica dopo un po' di tempo viene a cadere e si cessa e si porta dietro una diagnosi che nata in precedenza rimane per inerzia. Però bisogna dire anche che dal punto di vista dei bisogni di queste persone, il fatto che abbiano addosso una diagnosi di stato vegetativo, di stato di coscienza minima, di sindrome Rokedin, di mutismo cinetico, non cambia nulla, i bisogni sono esattamente dello stesso, identico tipo. E quindi fare delle differenze in base a una diagnosi che è unicamente uno strumento medico è pur sempre un'operazione con dei grossi rischi e dei grossi limiti. Di certo l'evento catastrofico interrompe la traiettoria di vita di una persona improvvisamente, ma è stato detto giustamente non solo di una persona ma anche quella di tutta la sua famiglia. È un intero mondo di vita e di speranze che viene improvvisamente, bruscamente, precipitato in una condizione di fragilità estrema. E questo comporta dei prezzi anche sullo stato di salute delle persone che prestano assistenza, sul trattamento psicosociale, ma anche prezzi che sono di tipo legati agli aspetti dell'occupazione, del reddito, quindi a cose molto concrete della vita. Si è parlato delle spese che spesso comporta, anziché di regola, comporta dover assistere una persona in condizioni di disabilità estrema. Detto questo, quante sono le persone? In realtà, ed è strano, in Italia non lo sappiamo. È stato da tempo avanzata la richiesta di la proposta di un registro nazionale, ma questo ancora è nelle intenzioni, non si è mai concretizzato. Abbiamo delle stime che ci parlano di almeno 150 casi per milione di abitanti, sono per lo più parte da ambienti statunitensi. Tra stati vegetativi e stati di minima coscienza e anche le diagnosi minori di cui parlavo prima. In Emilia-Romagna la nostra situazione è un po' migliore perché abbiamo un flusso dati regionale che ci restituisce qualche informazione più precisa, anche il flusso GRAD, gravi disabilità. Sulla base di questo flusso dati, se facciamo una fotografia al 2009, si parlava di 101 persone segnalate dai distretti dell'azienda US di Bologna, fra stato vegetativo, stato di coscienza minima e diagnosi correlate. Quindi, più o meno 10 casi ogni 100.000 abitanti. La fotografia l'anno successivo, nel 2010, ci parlava di 167 casi, solo a Bologna città 86. Quindi un incremento considerevole, in parte sicuramente dovuto a nuovi contatti con i servizi intervenuti nell'anno, ma anche a nuovi casi sicuramente. Anche il profilo epidemiologico si è modificato nel corso degli anni. In passato i casi erano quasi in assoluta, quasi del tutto sempre, giovani ragazzi vittime di traumi della strada. Oggi la situazione è modificata perché abbiamo un tal numero crescente di persone con di età più avanzata, con il coma che nasce per un'emorragia cerebrale piuttosto che per un arresto cardiaco prolungato. In Emilia-Romagna, nel 2009-2010, i dati sono quelli del registro Gracia della regione, il 32% delle gravi cerebrolesioni viste dalla riabilitazione ospedaliera aveva più di 65 anni e in questo gruppo, 3 volte su 4, la causa non era un trauma, ma era appunto una causa cardiaca, una causa vascolare. Ovviamente questo spostamento dell'età e dell'epidemiologia cambia anche il tipo di bisogno, viene a mancare quella funzione di cura e assistenza che l'abnegazione dei genitori ha tante volte assicurato ai ragazzi. Ovviamente quando gli anni sono diversi, questa situazione è oggettivamente diversa.
Si è quindi nel tempo affermata la necessità di migliori conoscenze dal punto di vista clinico in campo medico per le fasi post-acute, ma anche di politiche sanitarie di assistenza per fronteggiare una situazione che diventa emergente. Su alcuni aspetti ci sono dei movimenti sul versante clinico estremamente interessanti. Voglio citare solo, ma non è esaustivo, è solo per, così, per citazione, il grande studio nazionale promosso dall'Istituto Besta di Milano, che ha messo sotto osservazione parecchie centinaia di casi per vedere qual è il mondo di chi fornisce assistenza, sia essi familiari o personale delle strutture che fornisce assistenza, e il tipo di problemi che si presentano. Oppure posso citare anche lo studio che è in corso, che è stato promosso dall'Ordine dei Medici di Bologna, nel quale hanno aderito altri 22 ordini dei medici in tutta Italia, che sta raccogliendo dati sulle persone in stato vegetativo per valutare anche in Italia l'accuratezza diagnostica, quindi testare quel 40% di errore di cui parlavamo prima, e la situazione delle persone in stato vegetativo. Resta ovviamente molto da fare sul piano nazionale per affermare standard di buone pratiche e percorsi appropriati e certi, ma qualcosa è stato fatto e in questo qualcosa la nostra regione ha avuto un ruolo di primo piano. Basti pensare che la regione Emilia-Romagna è stata la prima che dal 2005 ha attivato una rete ospedaliera, la rete Gracia, dedicata alle gravi cerebrolesioni acquisite. Questa rete mette in linea 100 posti letto negli ospedali dell'Emilia-Romagna ed è servita da un registro nazionale. Altra cosa, due delle tre conferenze di consenso nazionali che ci sono state sull'argomento sono state celebrate proprio in questa regione. La situazione però, dicevo, è estremamente disomogenea. La conclusione di uno studio che la Regione Emilia-Romagna ha combinato tra il 2005 e il 2009, mettendo a confronto le normative di 17 regioni italiane, ha dimostrato una importante mancanza di omogeneità, di nomenclatura, di procedure e di organizzazione, e ha rilevato un'attenzione che è rivolta soprattutto alle fasi precoci dell'assistenza, mentre le fasi di dimissione e post-dimissione appaiono meno ricche di provvedimenti normativi. Qualcosa è cambiato, un elemento di novità molto importante è venuto nel maggio di quest'anno, è stato più volte citato l'accordo approvato dalla conferenza Stato-Regioni sulle linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e di minima coscienza. Questo testo per la prima volta dà indicazione di un percorso specifico dedicato alle persone con queste condizioni di disabilità estrema e recepisce il lavoro delle commissioni tecniche presiedute dall'onorevole Di Virgilio nel 2005 e dall'onorevole Rocella nel 2008-2009 e le proposte, come veniva ricordato, delle associazioni rappresentative dei familiari. In questo testo viene indicata la necessità che ciascuna amministrazione definisca con atto formale, sono le parole testuali, uno specifico percorso assistenziale per le persone in stato vegetativo di minima coscienza e l'indispensabilità nella fase degli esiti sia dell'assistenza domiciliare sia di un'assistenza residenziale extraospedaliera dedicata. Questa può venire all'interno di quei nuclei già citati denominati SUA per speciali unità di accoglienza permanente che devono rispondere a bisogni assistenziali elevati e complessi di queste persone, ma mi sembra giusta, molto giusta la notazione che è stata fatta, anche diversificati di queste persone. E fa una stima ipotetica di fabbisogno su 30-40 posti letto per milione di abitanti. L'intero percorso di assistenza, dalla fase acuta fino alla fase degli esiti, viene tratteggiato come un sistema che deve essere integrato su base territoriale, viene definito coma to community, dalla coma al reinserimento, capace di assicurare una presa in carico continuativa e certa del paziente, dei familiari, fin dalla fase di emergenza e fino al reinserimento domiciliare o residenziale. Durante tutto questo percorso viene indicata la necessità di strategie precoci di coinvolgimento, educazione, sostegno ed empowerment dei familiari, che vanno riconosciuti come esperti della persona. È un bel cambio di paradigma, se vogliamo. Sfortunatamente l'accordo è troppo recente per poter già valutare qual è l'impatto sulla
organizzazioni sanitarie, sul cambiamento, soprattutto sulla nascita di programmi dedicati e specializzati per le persone in bassa responsabilità protratta, lento recupero. Peraltro manca una definizione condivisa di questa ipotetica SUAP, qual è la tipologia, quali sono le caratteristiche, quali dovrebbero essere gli standard assistenziali. E in realtà le esperienze di questo tipo sono relativamente poche ancora sul territorio nazionale. In questo contesto comunque l'esperienza di Bologna, per come si è venuta consolidando negli ultimi 10 anni, costituisce un punto di eccellenza riconosciuto nel panorama nazionale. È oggetto di studio e di visite conoscitive da parte di professionisti e di amministratori da tutta Italia. Un indicatore di qualità del sistema, che emerge dai dati del registro Gracer, è che fra 128 residenti registrati tra il 2009 e il 2010 negli ospedali di Bologna, per i quali il bisogno riabilitativo era stato ravvisato nel 77% dei casi, nessuno ha dovuto ricorrere a ricoveri extraregionali per carenza di risorse locali di riabilitazione. Questa cosa purtroppo avviene invece regolarmente in altre regioni e la domanda di mobilità si rivolge spesso anche alle nostre strutture con gli evidenti ed inevitabili costi umani ed economici che gravano sulle famiglie. Uno dei punti di forza di questo sistema di Bologna è l'aver definito uno speciale percorso riabilitativo dedicato alle persone in stato vegetativo di minima coscienza, anticipando in effetti di anni le indicazioni che oggi vengono dall'accordo alla conferenza Stato-Regione. La collaborazione che, devo dire, come esperienza è stata entusiasmante, l'ho vissuta in prima persona, fra azienda USL, Comune di Bologna ed Associazione degli Amici di Luca, che peraltro assolto anche ad un ruolo efficace di propulsione e costante sollecitazione, ha dato vita e concreta attuazione al progetto della Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Nel luglio di quest'anno è finita la fase sperimentale, che ha avuto anche il sostegno della Regione Emilia-Romagna con un finanziamento a progetto. La struttura è stata classificata come unità ospedaliera ad alta specializzazione neuroriabilitativa di codice 65, dedicata prevalentemente alle persone in stato vegetativo di minima coscienza. Come è stato detto, nel percorso di assistenza che passa attraverso la Casa dei Risvegli, il ruolo dell'associazione è ben presente e non è soltanto un ruolo, come dire, di integrazione e di collaborazione, ma anche un ruolo molto operativo, perché vi sono figure professionali e non sanitarie che l'associazione attraverso i suoi mezzi mantiene all'interno della struttura. È il punto, come dire, di equilibrio dovrà sicuramente essere disegnato adeguatamente. All'interno della Casa dei Risvegli vi è un obiettivo strategico legato all'accoglimento dei familiari con un progetto specifico di sostegno, formazione e di empowerment. Fra tutti i casi che ogni anno entrano nel percorso di riabilitazione intensiva dopo la fase acuta, quindi dopo la rianimazione, per intendersi, una neurochirurgia, circa il 70% avrà un decorso relativamente rapido, poche settimane, e potranno tornare a casa. Ma un 30% avrà un percorso molto più lungo, molto più incerto negli esiti, e quel 30% che attraverserà la Casa dei Risvegli per un periodo di fase post-acuta, subacuta, di una media attuale intorno ai 7 mesi. Al termine di questa fase la persona potrà rientrare comunque al domicilio con una famiglia preparata e competente all'assistenza. Comunque siano andate le cose, auspicabilmente con miglioramenti importanti, ma anche se questo non fosse avvenuto, l'importante è che sia stata data alla famiglia la possibilità di sentirsi serena e tranquilla nei propri strumenti per poter fronteggiare la situazione. Il rientro a domicilio in sicurezza e con un piano di continuità di cura è un obiettivo prioritario del processo di riabilitazione. Questo dovrebbe avvenire non appena le condizioni cliniche lo consentono e non vi siano più delle azioni di cura che, per poter essere fatte, richiedono le risorse di un ambiente ospedaliero. Quindi la dimissione non significa l'impossibilità di un ulteriore miglioramento, significa semplicemente che questo miglioramento non ha più bisogno di un ospedale per avvenire. Laddove il rientro a domicilio non sia possibile, o perché la situazione è grave dal punto di vista clinico, oppure per la situazione familiare,
oppure per la situazione abitativa, per le mille ragioni per cui questo può determinarsi, interviene la possibilità di soluzioni di lunga assistenza nella fase degli esiti. Queste soluzioni non sono una prosecuzione della degenza riabilitativa, anche se resta sempre un criterio fondamentale che in tutti i casi venga assicurato un livello di osservazione clinica e di intervento assistenziale adeguato alla difesa e, se possibile, al miglioramento dello stato di benessere e sia compatibile con la tempestiva identificazione di ogni possibile cambiamento. Nella nostra regione la fase degli esiti in queste disabilità estreme è protetta dal dispositivo assistenziale previsto dalle DGR 2068 del 2004 e 840 del 2008, con l'attività delle equip multiprofessionali di distretto per le gravi disabilità e con i nuclei dedicati di residenzialità per le gravissime disabilità acquisite. A Bologna un nucleo esiste presso la RSA Lercaro, un altro nucleo si trova nella Virginia Grandi di San Pietro in Casale. Anche in questo caso Bologna è un elemento in qualche modo di peculiarità nel panorama regionale e nazionale, perché esiste un secondo livello che da alcuni anni è stato individuato attraverso un accordo tra l'azienda USO, l'azienda ospedaliera e l'ospedale privato Santa Viola per attivare un nucleo dedicato di lunga degenza esperta ospedaliera, non di riabilitazione, che si è andato specializzando soprattutto per quei casi che presentano condizioni cliniche di relativa instabilità e quindi hanno bisogno di un tasso più alto di assistenza medica, sia che questo avvenga alla fine di un percorso di riabilitazione oppure che fin dall'inizio siano persone che non possono accedere alla riabilitazione per delle controindicazioni mediche. Questa risorsa comunque, che è oggetto di interesse come esperienza, offre l'opportunità di un percorso controllato anche a persone che altrimenti rischierebbero di rimanere troppo a lungo o rientrare troppe volte in un'area ospedaliera per acuti che non corrisponde più ai loro tipologie di bisogni. Concludendo, direi che questo è stato il tentativo di restituire una fotografia che è necessariamente sommaria della situazione attuale e dei percorsi per le persone con disabilità estrema. L'immagine è quella di un work in progress, non potrebbe essere altrimenti. La comunità clinica internazionale, infatti, ha cominciato a interrogarsi approfonditamente su queste condizioni solo da 10 anni, pochissimo, e con una vistosa accelerazione negli ultimi 5, e solo 15 anni fa alcune o molte famiglie bolognesi dovevano ancora lasciare vita e lavoro per seguire i propri cari nel lungo cammino di riabilitazione, magari all'estero e magari dopo aver dovuto cercare da sole le opportunità possibili, come testimonia la storia di Fulvio De Nigris e di Maria Vaccari. Oggi l'esperienza di Bologna è un punto di riferimento per molte realtà italiane che ancora vivono questo problema. Sul piano della ricerca può essere fatto ancora molto per ridurre il numero dei casi e l'entità degli esiti irrecuperabili, ma anche molto può e deve essere fatto nella fase degli esiti per aumentare la qualità della vita delle famiglie e per articolare quelle soluzioni di residenzialità permanente che possono essere flessibili in base ai bisogni della persona e quindi possono garantire sia condizioni di continuità sia condizioni adeguate di sollievo. Rubando una frase che è diventata uno slogan delle giornate dei risvegli, comunque vale la pena. Vi ringrazio. Sono molte le sollecitazioni, le proposte su cui dibattere, su cui il Consiglio Comunale so che reinterverrà, sceglierà. Noi abbiamo scelto però in questa seduta di concentrarci prevalentemente sulla consegna della cittadinanza onoraria e siamo arrivati nella parte finale della cerimonia del Consiglio Comunale. Signor Sindaco, prego. Ringrazio la Presidente, il Consiglio Comunale tutto, ringrazio il resto del Carlino. Ringrazio le associazioni e i volontari che ci hanno portato qui in modo concorde. Cristina e Romano Magrini ci ricordano con la loro testimonianza e la loro personale vicissitudine e sofferenza, insieme all'associazione di volontariato che li sostengono, che Bologna, i suoi cittadini,
devono riconoscere il significato autentico della solidarietà e ci ricordano che molto dei risultati che abbiamo raggiunto come città si devono a questa profonda e radicata attitudine dei bolognesi alla solidarietà. Ma ci ricordano anche che assicurare e garantire un'assistenza adeguata alle persone come Cristina e ai loro cari è un dovere delle istituzioni e sono le istituzioni che insieme alle associazioni e ai familiari molto possono ancora fare, così come oggi anche ci è stato proposto e ricordato. Il conferimento della cittadinanza a Cristina Magrini è perciò il riconoscimento che è necessario un rinnovato impegno per non lasciare soli persone come Cristina e i loro familiari. Ed è il modo più solenne che ha una città per accogliere e fare proprie le esigenze, le aspettative, il sostegno necessario, riconoscendoli non solo come un atto morale dovuto, ma come un diritto di cittadinanza piena per la persona e per la famiglia che se ne prende cura. La domanda cosa accadrà dopo di noi è una domanda urgente per tante famiglie che sono nella situazione di Cristina, ma è molto attuale anche per la nostra comunità e per il nostro paese. Ed è una domanda che corrisponde alla speranza e alla voglia di avere un futuro. Il progetto di una casa d'accoglienza è un modo per guardare con serenità al futuro e sopportare con speranza il presente. Perciò, nel riconoscere la cittadinanza Cristina, sono certo che il Consiglio Comunale di Bologna compie anche un gesto di riparazione e assume l'impegno a collaborare con l'associazione e con i familiari. Grazie. Do lettura delle motivazioni del conferimento della cittadinanza onoraria a Cristina Magrini, votata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Bologna. La signora Cristina Magrini è nata a Bologna e, anche se attualmente risiede a Sarzana, vi ha vissuto 15 anni. La signora Cristina Magrini vive in condizioni di disabilità grave e gravissima da 30 anni, assistita solo dal suo papà, il signor Romano Magrini, il quale, a seguito della morte della moglie nel 1992, se ne prende cura con straordinario e infinito amore. La storia di Cristina e del signor Romano è la storia di molte famiglie che si trovano nella medesima condizione, le quali, lontani dalle luci, combattono per dare un significato alla vita. Considerato che il signor Magrini, assistendo personalmente la figlia a casa, con l'aiuto di una rete di amici, volontari, da anni si batte perché ci sia una normativa specifica che garantisca assistenza qualificata a chi, come Cristina, vive una condizione di totale non autosufficienza. Riconoscendo nella storia della famiglia Magrini un caso esemplare di dedizione, cura e amore per la vita, così come solennemente attestato dall'onorificenza del Capo dello Stato e volendo al contempo esprimere riconoscenza a quanti, famiglie, operatori, volontari, professionisti, ciascuno secondo le proprie specificità, in città dedicano tempo e passione a chi per vivere necessita 24 ore su 24 di essere assistito, accudito, amato. Il Consiglio Comunale di Bologna delibera quindi di conferire, per le motivazioni in premessa indicate, la cittadinanza onoraria della città di Bologna a Cristina Magrini. La consegna è del sindaco di Bologna. No, mi fate ruggire. In ogni modo volevo dire che io non sacrifico niente per mio figlio. Ho fatto la cosa che mi dava bene a me, meno dolorosa per me. Perché io ho sempre mia figlia, ha quasi 46 anni, la posso stringere, baciare, eccetera. Non protesta. È tutto per me.
non lo devo dividere con nessuno e vado avanti, speriamo di continuare, speriamo da partire da questo, ci dobbiamo rifare delle cose del passato, bene, sono qui, però non sacrifico niente, è questo che voglio chiarire, ho scelto la strada meno dolorosa per me, va bene, saluto e vi ringrazio. Chiusura di questa parte del Consiglio Comunale, permettetemi di ringraziare i rappresentanti delle istituzioni locali, provincia, Regione Emilia-Romagna, i rappresentanti delle forze dell'ordine, delle forze di sicurezza, della loro presenza, i rappresentanti delle tante associazioni che hanno scelto di accogliere il nostro invito. Sospendo la seduta del Consiglio Comunale per alcuni minuti.
Bene, vediamo se ci sono le condizioni per riprendere. Abbiamo suonato 3 volte. 4 anche, per riprendere i lavori del consiglio, della seduta del Consiglio di oggi. Abbiamo dimenticato prima di... Posso chiedervi la cortesia di chiudere la... Grazie. Abbiamo dimenticato prima di nominare gli scrutatori, nominiamo scrutatori i consiglieri Mignani, Piazza ed Errani. 5 dicembre, ore 15, 16, poco più di 21 anni fa. Laura, Debora, Sara, Laura, Tiziana, Antonella, Alessandra, Dario, Elisabetta, Elena, Carmen, Alessandra. Studenti quindicenni della seconda A dell'Istituto Salvemini non sapevano che all'indomani da scuola non sarebbero tornati a casa. 6 dicembre 1990, in mattinata, un aeromacchi dell'aeronautica militare decolla dall'aeroporto di Verona Villafranca per un'esercitazione. A metà strada, con Bologna, si verifica quella che in gergo si chiama piantata motore. Il pilota decide di puntare su Bologna, prova un atterraggio nel nostro aeroporto, che non conosce, l'atterraggio non funziona, l'aereo riprende quota, poi non risponde più ai comandi. Bruno Viviani si lancia, il velivolo finisce nella seconda A, muoiono 11 ragazze e un ragazzo e rimangono ferite 80 di persone con gradi di invalidità riconosciuta fino all'85%. Sono passati 21 anni da quella strage e ogni anno si rinnova il rischio che questa diventi una strage dimenticata. Niente servizi segreti deviati, niente armadi con documenti nascosti, ogni grado del processo è sperito. Quindi perché ricordare oggi in Consiglio Comunale a Bologna quella strage o partecipare domani alle commemorazioni dell'ex Istituto Salvemini? Perché ricordare quella strage è doveroso, anche se certo ci sono molti modi per ricordarla quella strage. Uno è stato quello più sostenuto dopo l'incidente militare, l'incidente aeronautico, di considerarlo una fatalità. È successo, non ci resta altro che allargare le braccia, considerare quello come un prezzo da pagare per essere difesi e sperare che non accada mai più. Ha provato quella tesi ad insinuarsi nei primi anni dopo la strage. D'altra parte, ricordare è faticoso per molti, e per molti, più di una volta, è venuta la tentazione di non pensarci più. Oppure si possono ricordare le parti peggiori di quella che un noto giornalista definì al tempo la strage del Salvemini come una pessima lezione di educazione civica. L'avvocatura di Stato, preposta a difendere gli organismi dello Stato, che difende l'aeronautica e non la scuola, e soprattutto le motivazioni della sentenza di appello. Il fatto non costituisce reato, che per alcuni può sembrare una formula di rito, ma che per il Salvemini significò che la giustizia italiana non riuscì ad individuare alcun responsabile per la morte di 12 studenti che stavano seduti sul loro banco di scuola e quindi nessuno pagò per quella strage. Ma c'è un terzo modo per ricordare il Salvemini, e cioè quello di riconoscere che i familiari delle vittime in primis, le istituzioni locali, le comunità locali, la scuola, sono riuscite a trasformare un lutto che poteva legittimamente rimanere un fatto privato in un impegno pubblico e quindi hanno costruito in quel luogo di morte un centro per l'associazionismo di Casalecchio, sede oggi della Protezione Civile, ci si è adoperati per mettere a punto una proposta di legge per regolamentare fuori dai cieli abitati le esercitazioni militari in tempo di pace, si è costruito un centro per le vittime di reato e calamità per restituire alla vittima non il ruolo di questuante di servizi, ma lo